Andrea, classe 92 di Venezia, pivot si vede, sei arrivato a Pistoia con quali obiettivi? Con l'obiettivo di dimostrare a me stesso e alla società, agli addetti ai lavori, alla piazza di poter valere la Serie A. È una sfida intrigante che mi dà una carica e un entusiasmo non indifferente. La grinta non ti dovrebbe mancare, l'abbiamo sentito dalle prime battute, però hai detto per le mie caratteristiche vi rimando al campo, hai detto anche dovremo conquistare la salvezza soprattutto in casa. Assolutamente sì, infatti mi piacerebbe fare un appello ai tifosi dicendo di venire in tanti al palazzetto, di seguirci in casa, in trasferta, ma soprattutto in casa perché è lì che si costruirà la nostra salvezza. Spero anche nei momenti più difficili, più particolari, insomma quando ci saranno durante la stagione, perché ci saranno, e di darci una mano ulteriore. Che impressione ti sei fatta della squadra per quel poco che hai visto e che hai capito? Manca sempre un tassello però. Però ci siamo, manca poco, adesso non vedo l'ora di giocare con i ragazzi. Diciamo che la squadra c'è, manca appunto il tassello come hai detto te, siamo secondo me un buon gruppo, ci sono tante scommesse da vincere a livello personale, a livello di squadra, a livello anche da parte della società nei nostri confronti. Speriamo di vincere, speriamo di toglierci tante soddisfazioni. Marco, manca un tassello, che punto siamo con l'ultimo giocatore? Sì, manca un tassello, spero di riuscire a portare quest'ultimo giocatore che manca entro questa settimana qua. Abbiamo 3-4 nomi, sono tutti interessanti, però vediamo, insomma, sono fiducioso di poter completare il gruppo entro questa settimana. Però per il momento mi sembra che la società sarà poi il campo a dire se è vero e ha lavorato bene. Sì, non sta a me a dirlo, io ho dato il massimo, però insomma, personalmente sono soddisfatto. Adesso dobbiamo creare e plasmare il gruppo, ma quello è il compito di Michele. E siamo fiduciosi come è giusto che sia.